ora quella che è, per cui vedrò di andare proprio alla sintesi, non vi dico della questione, al problema della questione, non vi dico che cos'è la Federmanager, che è la cosa che mi piacerebbe di più fare, però dice, data l'ora, lo do per default, il fatto che voi sappiate che cos'è la Federmanager, che è l'associazione che raggruppa i dirigenti privati del mondo dell'industria, raggruppa. Chiaramente che ci si può aspettare da un presidente della federazione dei dirigenti che vi parli di che cosa produce, dell'impatto che queste nuove tecnologie possono produrre sul mondo del lavoro. È un impatto chiaramente molto profondo. Io oggi vorrei affrontare non tanto quello che succede sotto l'aspetto dei processi organizzativi, che pure c'è tanto da dire. Noi oggi lavoriamo quasi esclusivamente nell'impresa 4.0, nei temi tipici dell'impresa 4.0, però vi parlo di quelle che sono le caratteristiche e dei ruoli, dei nuovi ruoli che emergono dal discorso dell'informatica con particolare riferimento alla cyber security. Ne parlerò. Quali sono i nuovi ruoli che si creano, che cosa fanno, quali sono i nuovi mestieri, che cosa fanno, quali sono le caratteristiche di base. Cercherò di declinare, di delineare pure un attimino, perché poi da un manager ci si aspetta queste cose, quanto questi ruoli pesano in termini economici, quanto prendono di stipendio, quanto vale di... che non è male, no? Che non è, chiaramente sono indagini statistiche che hanno un valore oggi, che già domani può darsi abbiano un valore diverso. Al vertice delle figure professionali ci sta una figura che si chiama, è un acronimo, vi dico la sigla, il CISO, che è quella che fa le politiche, della sicurezza informatica. Voi sapete che cosa significa fare sicurezza informatica, ognuno di voi per l'ha vissuto, ognuno di voi le legge sui giornali, è quella che fa la politica della sicurezza, che fa il programma aziendale, il programma degli investimenti, il programma di gestione, con tutto quello, ed è, sta al vertice dell'organizzazione. A mio avviso oggi, se dovessi declinare una struttura organizzativa, non è ancora nei top manager, non sta ancora nei top manager, però sta in un gradino immediatamente, salvo le società informatiche, per certo che nelle società informatiche stanno al centro, stanno al vertice dell'attenzione. Per cui è una figura, lo dico pure per dei giovani che ci sono, che richiede per lo più la laurea in informatica, ma da solo non basta, ci vogliono dei master di specializzazione. La retribuzione di solito per queste figure viaggia tra i 70 e i 100.000 euro l'anno di stipendio, no? Non so se qualcuno ci si rivede in questa fascia, qualcuno che occupa quel posto, poi magari vi sconfessate, vi dite che non è vero. Poi ci sta quella figura che viene chiamato il GDPR, che è una figura in qualche maniera di questa, quella legalizzata, che è stabilita per individuata per legge, che deve garantire, mentre prima fa la politica della sicurezza, questa deve garantire la parte legale, la parte giuridica, che tutta la normativa sulla privacy sia rispettata. E per cui pure qua siamo in un discorso più che abbia una caratterizzazione sicuramente informatica, però siamo in una caratterizzazione più normativa rispetto a quella precedente, più legale rispetto a quella precedente. Qua la retribuzione, parlo sempre come dato statistico, siamo intorno ai 70.000 euro l'anno come retribuzione, vero? Ci si vede? E poi abbiamo un'altra figura, che è quella del security analyst, che in qualche maniera è
un operativo. Un operativo però, un operativo a cui viene riconosciuta una specializzazione importante e viaggia sui dai 30 ai 40 mila euro l'anno, di solito uno junior che si occupa di queste cose. E, praticamente questo entra proprio nel merito dell'attacco informatico, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista del... come si riesce a fare, si fanno delle simulazioni per vedere come può essere permeato il sistema e quali sono gli elementi a protezione. Questa figura viene ancora di più in un'evoluzione, diventa un ethical hater, diventa quello che difende dagli attacchi degli hater, e qua siamo di nuovo a una figura che poi chiaramente noi parliamo di un riferimento a tutto tondo, poi ogni società ha le sue di attività e di retribuzione evidentemente. Qua siamo già in una figura molto ad alto livello di specializzazione, siamo e si viaggia sugli 80 mila euro l'anno, si viaggia come retribuzione, un po' più sotto del CIS ma un po' più alto rispetto alle altre. Dal punto di vista dell'occupabilità, prima c'era un collega dell'ANPAL, siccome non mi ha autorizzato a fare il nome lo metto, e si parlava proprio di mercato del lavoro, perché oggi abbiamo, con questa organizzazione del lavoro che cambia, con queste figure professionali nuove, noi abbiamo un mercato in qualche maniera che è dissociato. Da una parte ci sta un'offerta di manodopera, ci sta che non viene soddisfatto dalla richiesta, dall'altra ci sta una richiesta di competenze che non viene soddisfatta dall'offerta. Per cui oggi trovare degli esperti nel settore informatico comincia a essere un problema. Io per altri motivi collaboro pure con l'Università di Pisa, collaboro e vi dico che dall'Università di Pisa molta gente, molte aziende vanno là per dire ma non lo far laureare, me lo prendo prima della laurea, perché ci sta questa differenza. Noi, qualcuno si è divertito pure a tracciare il gap di questa cosa, no? Per quanto riguarda specificatamente la cyber security, il gap che esiste tra domanda ed offerta. Per la sicurezza informatica c'è un gap che è intorno al 25%, per cui il 25% della domanda di sicurezza informatica non viene soddisfatta se non in maniera magari artigianale. Il 21% nel campo dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione, il 13% per quanto riguarda gli analisti informatici, per cui insomma non è di poco conto. Questo pone dal punto di vista organizzativo, poi pone come problema alcuni problemi che sono la formazione, perché poi internamente le aziende, molti addetti si autofinanziano la formazione, la fanno vedere o come hobby o come attività improprie, e le aziende soprattutto, mentre quelle piccole tra male e bene si conoscono tutti, nelle grandi aziende, nelle aziende che hanno una struttura un po' burocratizzata, in qualche maniera non si conoscono le risorse che c'hanno dentro, magari le vanno cercando fuori e dentro potrebbero esserci delle risorse su cui investendo verrebbero valorizzate tranquillamente, potrebbero essere valorizzate, perché già si preparano in proprio. Pone delle problemi di ricerca del personale, per cui chiaramente se poi vediamo ognuno di voi poi ha figli, parenti dentro casa, chiaro ci sta una caduta dell'occupazione delle lauree umanistiche, mentre delle lauree di ingegneria e ci sta una ricerca. Eppure ci sta un'offerta che a mio avviso è ancora inadeguata alla ricerca. Oggi ci sono delle attività, io per altre nell'attività di impresa sono impegnato nel super bonus, oggi trovare un tecnico, un ingegnere è un problema, non si riescono a fare gli interventi perché mancano gli ingegneri, per cui noi abbiamo ancora questo problema degli istituti tecnici. Se voi pensate che da noi mi sembra di ricordare, vado un po' a caso, però mi sembra di ricordare che
gli alunni degli istituti tecnici ammontano un centinaio di migliaia, in Germania sono 800.000. E questo ci dice perché magari certi livelli occupazionali si raggiungono in certi posti e non si raggiungono negli altri. Forse qualcuno dovrebbe pensare che si può fare il perito informatico, che si può fare il perito elettronico, che si può fare piuttosto che fare la laurea in filosofia, in pedagogia, in scienze della comunicazione, eccetera. Pone un problema altresì quella della retention, delle politiche retributive in azienda. Chiaramente chi ha una risorsa deve essere in grado di mantenersele, e vuole mantenersele. E allora oggi, a fianco alle politiche retributive tipiche, che quelle sono le valutazioni del potenziale, le valutazioni delle prestazioni e quindi gli aumenti retributivi, gli aumenti di merito, gli MBO, gli famosi MBO, che ormai sono piuttosto che le stock option, ci si comincia a mettere, a inserire nelle aziende sempre più la politica delle retention, nel senso che tu hai raggiunto i risultati, io ti riconosco di aver raggiunto i risultati, tu sei bravo, io ti riconosco che tu sei bravo, per cui a fine anno ti do una parte della retribuzione, l'altra parte te l'accantona a condizione che tu fra 5 anni sarai ancora con noi. Per cui è chiaro che diventa uno che va via da un'azienda per entrare dall'altra, corre il rischio di rimetterci qualche centinaio di migliaia di euro e ci pensa pure. Però ecco, affianco ad un, se voi pensate, accanto ad un fenomeno come quello italiano di una disoccupazione enorme, perché poi è enorme la disoccupazione giovanile, ci troviamo di fronte a delle aziende che hanno la necessità di fermare il personale. Io mi dicono forse devo presentare qualcuno, spero di... No, ci penso io, vi ringraziamo, un applauso al presidente di Federmanager Abruzzo Molise, Florio Corneli.